Allora, l'intelligenza artificiale ci può aiutare moltissimo per in qualche modo modernizzare questo che è il nostro sistema scolastico che abbiamo oggi, che è un sistema che è un po' arretrato, perché oggi noi abbiamo a scuola i ragazzi che sono dei nativi digitali e quindi dobbiamo in qualche modo cercare di coinvolgerli, di farli partecipare attivamente alla lezione utilizzando quelli che sono anche gli strumenti che usano loro tutti i giorni. E quindi pensiamo ai ragazzi di oggi che 2 su 3 giocano a dei giochi elettronici, creano dei mondi virtuali. Noi dobbiamo cercare di utilizzare questi strumenti per coinvolgerli nella lezione e per far sì che riescano veramente a partecipare attivamente a quella che è la lezione, quindi cercando di trasmettere quelli che sono i contenuti, le competenze che vogliamo portare, che vogliamo trasmettergli, che vogliamo che imparino, utilizzando degli strumenti nuovi. In questo caso l'intelligenza artificiale ci può aiutare, per esempio, utilizzando quella che chiamano la mixed reality, oppure nel metaverso, e quindi facendoli veramente partecipare in modo emozionale, immersivo nelle lezioni, utilizzando tutti quegli strumenti come la gamification, per esempio, che loro li utilizzano già tutti i giorni, quindi gli permetterebbero di apprendere a un livello che potremmo definire emozionale. E poi allo stesso tempo sono un utile supporto per gli insegnanti, perché ci sono tutta una serie di strumenti che permettono, per esempio, di aiutarli a liberarsi di alcune attività che potremmo magari definire non noiose ma forse un po' ripetitive e che occupano molto del loro tempo, come per esempio tutta la parte di correzione dei compiti. Ci sono degli strumenti, c'è uno che si chiama Gradescope che permette di automatizzare la correzione dei compiti, oppure l'utilizzo per esempio di chatbot durante la lezione per fare la parte di domande e risposte, per andare ad approfondire alcuni temi che non sono stati compresi dai ragazzi. Oppure per esempio ci sono degli strumenti che permettono di generare dei contenuti per la lezione, che potrebbero essere o la lezione stessa oppure dei contenuti come una sorta di dispense da dare poi agli studenti. Ci sono dei programmi di generazione di contenuti che, analizzando quelli che sono i programmi, il piano della classe, della scuola, possono generare dei contenuti personalizzati. Ma l'area, diciamo, più interessante per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale è la cosiddetta area di apprendimento adattivo, cioè si possono utilizzare questi strumenti per cercare di identificare quelle che sono le lacune, i gap degli studenti su alcune aree. E poi, visto che non tutti impariamo nello stesso modo, con la stessa velocità e con lo stesso metodo, ci sono questi strumenti adesso che capiscono qual è il nostro metodo di apprendimento, identificano quelle che sono le nostre lacune e ci permettono di definire dei percorsi personalizzati di apprendimento per andare a coprire quelle lacune specifiche con un metodo che va bene proprio su di noi. E questo è uno strumento molto potente e molto importante, perché permette anche di aiutare quella che è un po' l'inclusione delle persone, quindi far sì che tutti riescano veramente a ottimizzare il proprio metodo di apprendimento e si riescano anche a valorizzare quelli che sono un po' i talenti di tutte le persone. Quindi questi sono un po', diciamo, tutti gli strumenti che si possono utilizzare. L'ultima cosa che secondo me è importante dire nell'utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale nella scuola è che permette di migliorare l'inclusione di persone con disabilità. Pensate per esempio alle disabilità cognitive, per esempio all'autismo. Ci sono degli strumenti oggi che permettono di insegnare alcune materie ai bambini e ai ragazzi autistici. Oppure pensate ai non vedenti o alle persone che hanno difficoltà nel parlato, nell'udito. E in questo caso ci sono tutta una serie di strumenti, per esempio l'app Sing AI che ti racconta quello che vede, oppure tutte le sistemi che sono stati sviluppati che trasmettono, che riescono a tradurre un testo in parlato, oppure riescono a tradurre un parlato in testo. Tutte queste tecnologie permettono di aumentare la partecipazione di questi studenti alla vita scolastica e quindi di aumentarne l'inclusione. Quindi devo dire che le tecnologie di intelligenza artificiale possono veramente in qualche modo migliorare quella che è la vita degli studenti, degli insegnanti e quindi del sistema scolastico intero.